La Trentini nel mondo presenta Tramvai, voci di ritorno. Ciao a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici, sono Ludovica e vi parlo da Bruxelles. Ho iniziato con la classica musica che si sente in ogni bar e in ogni luogo qua a Bruxelles, ovvero il jazz. Il jazz è molto molto sentito, fanno addirittura appunto festival, weekend, serate proprio dedicate a jazz per far conoscere anche i piccoli musicisti e i piccoli gruppi locali e non. Sono a Bruxelles da 4 anni e mezzo quasi. Sono partita inizialmente come un semplice tirocinio post università e adesso sono da 2 anni e mezzo al Parlamento europeo, in cui lavoro come assistente parlamentare per una deputata polacca. Mi occupo prevalentemente di seguire la commissione sull'ambiente, ma anche tutto ciò che riguarda le libertà civili, i diritti umani e sì, prevalentemente possiamo dire che sono queste le due principali commissioni. Cosa mi piace di Bruxelles? Allora, Bruxelles o la ami o la odi. Io fin da subito l'ho amata, mi sono sentita a casa e quello che mi piace di più di Bruxelles e che più la contraddistingue è proprio questa parte, la multietnicità e la multiculturalità, ma proprio la differenza che si percepisce e si sente tra una strada e l'altra. Tra una strada parallela e l'altra c'è un mondo diverso. Quindi questa differenza terribile anche, no? E pazzesca che c'è da una parallela all'altra della città, è la cosa secondo me più affascinante di Bruxelles. Il mio posto preferito, ce ne sono tanti, il posto che preferisco di più è Mont des Arts, quindi appunto è il monte, diciamo, delle arti, in cui ci trovano appunto dei musei, ad esempio c'è il museo degli strumenti musicali o anche appunto il museo di Magritte e dell'arte contemporanea, ma a me piace molto perché c'è un bellissimo parchetto, ci sono delle bellissime scalinate in cui soprattutto primavera, estate, quando appunto c'è tempo, c'è un bel tempo, tutte le persone si siedono bevendo una birra, cantando, suonando la chitarra o semplicemente guardando la Grand Place, quindi appunto la piazza centrale di Bruxelles che si apre all'orizzonte. Cosa non sopporto? Sicuramente i belgi alla guida o comunque i guidatori qua a Bruxelles. Purtroppo guidano molto molto male, andare in bicicletta infatti molto spesso può essere pericoloso e sì, purtroppo la guida a Bruxelles diciamo non è proprio delle migliori, essendo in uno dei paesi comunque del nord Europa, diciamo, ecco. E in Nord Europa si sa, le biciclette vanno davvero per la maggiore. In questo caso, insomma, potrebbe esserci qualche pericolo di troppo. Al di là di questo aspetto, mi pare di capire però, Ludovica, che Bruxelles in realtà ti abbia accolto a braccia aperte, ti senti a casa, hai detto. Quindi davvero è l'unico aspetto, se vogliamo, problematico che puoi cogliere. Non c'è mai stato neanche un momento, neanche appena arrivato, un attimo in cui questa città ti ha fatto sentire straniera o quantomeno, insomma, ha messo in evidenza il tuo essere straniera, ok, non sono del posto e me lo fanno notare. Allora, è stato più all'inizio, devo dire, soprattutto quando mi sono iscritta nel mio club attuale di pallavolo, e in cui io non spiaccicavo minimamente una parola di francese e ogni volta mi continuavano a parlare in francese come se io conoscessi il francese. E proprio lì vedevo come non si sforzavano minimamente né di venirmi incontro, né di farmi capire con i gesti, né magari di sforzarsi con qualche parolina in inglese. Quindi non capivo, erano affari miei. Lì è stato un po' all'inizio, sì, dicevo a ste belghe, no? Cioè non mi includono.
però era soltanto per la questione linguistica, che poi anzi, meno male che mi parlavano sempre in francese, perché almeno poi sono riuscita ad apprendere il mio francese attuale. Quindi in realtà sono state, senza volerlo, forse un aiuto, insomma. Senza volerlo sono state un aiuto, però all'inizio sono state delle bestie. E ad oggi come ti senti? Ancora un po' straniera o veramente sei a casa? Con chi vivi, con chi frequenti? Altri italiani, altri trentini, altri stranieri? Oppure anche, forse questa cosa della pallavolo ti ha aiutato ad entrare davvero in contatto con i locali? Sì, questo è un po'... Allora, sono nel mezzo, diciamo. Perché è vero che la pallavolo mi ha aiutato un sacco a entrare con i locali, quindi io ho un sacco di amicizie proprio di Bruxelles o comunque belghe. Dall'altro lato però è anche vero che uno, lavorando nelle istituzioni, sei proprio nella bubble, in questa bolla, la chiamano la U-bubble, sei in una bolla fatta esclusivamente di expat e tantissimi italiani. Infatti nel mio gruppo siamo la maggior parte siamo italiani, eccetto quelle 6-7 persone che sono un po' da tutta Europa. Però la principale nazionalità con cui io esco sempre sono proprio gli italiani. Probabilmente è stato anche... Cioè, inizialmente dicevo assolutamente no agli italiani, non voglio parlare italiano, non voglio sentire italiani nel mio gruppo, cioè voglio avere un gruppo più internazionale e pochi italiani. Questo era un po' l'inizio. Ovviamente le cose sono sviluppate, vuoi o non vuoi la comunità degli italiani è molto grande qua in Belgio, quindi vuoi o non vuoi in qualche gruppo la maggior parte è sempre italiana. E poi ti devo dire la verità che dopo tutto il giorno che tu parli inglese o francese, tu arrivi la sera che ce n'hai talmente piena la testa o che sei stanca. Io quando sono stanca non riesco a parlare, neanche l'italiano riesco a parlare, quindi figurati te se devo pensare in francese e in inglese, che dico che bello stasera birrettina con gli amici italiani. Mi sento un po' una little Italy, no? Una piccola Italia a Bruxelles, ovviamente con tutte le differenze. Poi sicuramente è anche molto, molto bello parlare con tanti italiani qua a Bruxelles, perché parliamo un sacco dell'Italia. E quindi ci sono tanti punti di vista dal nord al sud Italia che fuoriescono. Sì, vedere un po' l'Italia da una lente di ingrandimento, diciamo, però essendo qua in Belgio. Quindi non ti chiedo neppure se ci sono locali o luoghi solo per straniere, insomma, mi pare evidente, si viaggia molto di connazionali, insomma. Sì, viaggia molto di connazionali, poi è anche vero che ci sono proprio dei... Il bello di Bruxelles è veramente questo, ogni quartiere ha una nazionalità. Quindi, ad esempio, vuoi la nazionalità proprio bruxelloise, qua a 10 minuti da casa mia c'è il mercatino con i locali, che solitamente il venerdì lo fanno, che lì sanno, sai che è soltanto bruxelloise, quindi quelle di Bruxelles. Vuoi magari qualcosa più di expat, internazionale, vai più dove ci sono le istituzioni. Vuoi più qualcosa magari di arabo, ad esempio turco, vai in un altro quartiere. Quindi ogni quartiere ha la propria caratteristica, diciamo. Quindi sì, però ci sono locali che sono prevalentemente expat, come locali invece in cui trovi soltanto locali, proprio belgi. Li frequenti, sei una di loro, sei diventata una di loro? E quali ostacoli hai avuto, a parte la lingua, a parte il francese, come già ci hai raccontato? Sono diventata una di loro. Difficile domanda, non mi sento belga, ti dico la verità, proprio no, l'italiana al 100%, ovvio ti integri, soprattutto dopo anni che sei qua ti integri, a me piace molto, ti dico la verità, mi piacciono molto anche come sono i belgi, che poi c'è la differenza tra il Belgio del nord, il Belgio del sud e il Belgio di Bruxelles, però sì, mi sono integrata molto bene e... La cosa magari, le sfide più grandi, in sé non è che ne ho avute chissà che tante, anche perché sono stata sempre molto aiutata, ho trovato sempre persone gentilissimi, proprio anche belgi, che mi hanno aiutata in tutto, a capire anche come funzionava il sistema, anche per prendere la casa, per la tassazione, per trovare lavoro, quindi sono stata sempre molto fortunata. Però in sé di sfide così grandi rispetto ad altri paesi, secondo me, europei in cui ho vissuto, non ne ho trovate così tanto, soprattutto a Bruxelles, ma perché è una città di expat. Quindi anche facendo il confronto con altre realtà trovi Bruxelles particolarmente accogliente, evidentemente. Accogliente e anche molto semplice da integrarsi rispetto magari anche ad altre città del Belgio, perché magari Antwerp, quindi Anversa o altre città che invece sono proprio più belghe,
Io conosco degli amici che loro invece hanno fatto molto più fatica a integrarsi per la mentalità completamente diversa, magari più fiamminga, che è più vicina quindi all'Olanda. Però il Belgio, il Bruxelles in sé, essendo una città talmente expat, vuoi non vuoi il tuo gruppo di expat te lo trovi, se vuoi il connazionale li trovi. Adesso con i trentini abbiamo creato questo gruppo di trentini che stiamo cercando di rifar nascere il circolo dei trentini a Bruxelles. Quindi ci sono proprio, cioè addirittura ci sono i circoli di ogni regione in Italia. Quindi trovi il gruppo degli abruzzesi, il gruppo dei friuliani. Quindi vuoi non vuoi è proprio una peculiarità a Bruxelles. Sono quasi stranieri i belgi, insomma. Sì, 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 anzi, ogni volta che troviamo un bruxelloise che viene ad esempio a casa nostra o nel gruppo, cioè tutti quanti ci stupiamo e gli diciamo veramente sei di Bruxelles, Bruxelles. Un caso raro. Cosa sei stufa di sentirti dire, in questo caso quindi non tanto dai belgi, ma magari dagli expat di altri paesi, no? Quindi il confronto, mi par di capire, nel tuo giro è più con altri stranieri. E altre provenienze, quando dici sono italiana, c'è qualcosa che ti dà noia o anche per quello che è la tua esperienza in altre città, perché insomma sappiamo che non sei partita dal Trentino per andare a Bruxelles, ma nel mezzo qualche altra esperienza l'hai fatta. C'è qualcosa che cataloga gli italiani che ti dà particolarmente fastidio? Sì, beh, la classica cosa, subito ti inquadrano mafia, la prima parola che sanno, vuoi non vuoi purtroppo è quella la prima parola, o pizza, mafia pizza. E poi molto spesso ho sentito, no, che mi dicevano ad esempio il paese incasinato, no? Il paese più incasinato del mondo, più instabile del mondo, più difficile a livello proprio politico, con tutte le crisi, i vari governi, tutte queste cose qui, no? Che, cioè, è vero, è andato di fatto in sé. Però l'Italia c'è talmente tante altre cose, no? che si possono ricordare. C'è un grande potenziale in Italia che secondo me non viene mai riconosciuto. Poi ovviamente dipende con chi parli. Ci sono ovviamente quelli che conoscono, magari sono stranieri, ma conoscono molto bene l'Italia, quindi ti dicono proprio le bellezze nostre italiane. Mi domandano molto spesso che cosa faccio, cioè in Belgio, quando abbiamo un paese che è bellissimo, e mi domandano, scusa, che cosa fai qua a Bruxelles? Questa è la domanda che molto spesso mi viene posta. Altre persone invece che magari sono un po' più limitate o non hanno una conoscenza italiana, magari sai, vanno per stereotipi, che quindi ti inquadrano come all'italiana, iniziano a gesticolare, fare un po' di battute. Però questo è un po' quello che mi dà fastidio un po' dagli stranieri. Quello che mi dà fastidio invece dagli italiani che vivono in Italia, soprattutto all'inizio, era sempre la solita solfa, fai la bella vita. Sì, nel senso, certo, ma è stata una mia decisione uscire dall'Italia, ma con questo non vuol dire che non hai tutte le sfide e tutti i rimorsi e tutti i problemi che incontri quando vai all'estero. Quindi manca sempre quel dire, sì, faccio la bella vita, nel senso, sì, mi piace andare all'estero, mi piace la vita che sto facendo, ma ho fatto anche un sacco di sacrifici prima, e ci sono state un sacco di sfide e di momenti veramente giù, che a un certo punto pensavo me ne torno in Italia perché qua non riesco a fare nulla. Quindi si ricordano sempre le cose, sì, bella questa, sì, ma ci sono tante cose anche brutte che mi hanno permesso poi di raggiungere il livello dove sono adesso. Capitano questi momenti in cui dici, vabbè, torno a casa? La gente forse non lo considera, ma le difficoltà ci sono, no? Cosa succede esattamente in questo processo, insomma, in cui si prende la decisione di partire, e poi quali sono gli ostacoli che davvero ti fanno pensare forse non ne valeva la pena? Le sfide più importanti che hai affrontato? Tante cose, dal punto di vista di studente, un sistema completamente diverso, esami che mi andavano male, che comunque ho sempre avuto una buonissima media in Italia, la lingua, e poi dal punto di vista lavorativo non riuscire a trovare lavoro, perché poi non vuoi, anche qui comunque c'è precarietà o comunque la competizione è molto molto alta, quindi rimani a casa, mandi curriculum su curriculum e nessuno ti chiama, e quindi inizi a far cameriera, ristorante, nel frattempo, cioè ti devi comunque rimboccare le maniche, altrimenti torni in Italia. Il sistema diverso, il sistema lavorativo diverso, il sistema amministrativo diverso proprio dal punto di vista del vivere, ad esempio, no? Quindi rapportarsi anche con l'amministrazione comunale,
ci sono magari delle cose che io manco in Italia avevo fatto per lavorare, perché in Italia non ho veramente lavorato. Quindi ci sono sicuramente delle sfide che però, in secondo luogo, ecco, una cosa importante è anche le persone che trovi, perché sicuramente ci sono le persone che fanno un posto. Perché se hai brutte esperienze, inizi ad avere brutte esperienze con un gruppo, magari una scottatura amorosa o altro, quello ti influenza e dici: che cosa sto facendo qua? O rinizi da zero, oppure te ne torni in Italia, oppure decidi di faccio le valigie e me ne vado da qualche altra parte. Tu hai sempre scelto qualche altra parte, quindi vuol dire che comunque sono sfide che hai avuto voglia anche di affrontare e di provare a superare. Sì, sì, certo, cioè mai abbattersi. E, ripeto, sono sempre stata iperfortunata che ho trovato persone sempre che mi hanno aiutato in tutto. Però, cioè, se ogni sfida uno si abbatte, prende le valigie e se ne va, nel senso, non è quindi una questione di post, è probabilmente una questione personale che bisogna risolvere. Certo. Beh, parlavi anche appunto dell'affrontare la situazione amministrativa burocratica, ambito in cui l'Italia sicuramente non spicca per brillantezza e semplicità. Forse quello che non considera l'italiano, che appunto ti vede fortunata all'estero, è che qui magari il sistema è complicato, ma hai qualcuno che te lo spiega, hai la tua famiglia che ti appoggia, lì ti sei dovuta arrangiare. Hai mai provato a far capire questo aspetto a chi appunto ti vedeva solo come fortunata e felice in questa scelta? Sì, sì, assolutamente. Poi ovviamente dicono: ah sì, è vero, no? Però è una cosa che non pensi, perché uno dice: ah, è all'estero, magari nella mentalità dice all'estero a godersela o fa questo, fa quell'altro. Poi ovviamente inizia a fare capire alle persone che cosa c'è dietro ad andare all'estero. Non ho avuto nessuna discussione o nessuna contrarietà, ecco. Bruxelles quindi ottima scelta, sei lì da un po' di anni oramai e quindi la prospettiva è di restare, mi pare di capire, una città in cui ti trovi. Sì, sì, mi trovo molto bene, sicuramente ora il contratto è fino al 2024, quindi sicuramente fino al 2024 sicuramente sì, poi molto probabilmente una volta che... La cosa difficile di Bruxelles è quella di uscire dal circolo vizioso dei tirocini, perché quello è un po' il problema di Bruxelles, è che c'è una competitività molto negativa, nel senso ci sono tante persone con lo stesso curriculum e purtroppo uscire da quel circolo diventa difficile. Però una volta che si esce dal circolo dei tirocini e si mettono le radici nel mondo del lavoro, poi Bruxelles è veramente non è una città, è un paesone grande in cui vuoi o non vuoi il networking è sempre lo stesso, e quindi trovare lavoro poi diventa anche molto molto più semplice. Vediamo, insomma, sono aperta a ogni possibilità per il futuro. Il mondo ti aspetta, ma intanto 2024, per un paio d'anni ancora ci racconti Bruxelles. Una città abituata e di forte richiamo per gli expat, gioco forza per il ruolo istituzionale che ricopre. A Bruxelles si arriva da tutta Europa e qualcuno forse anche da più lontano per lavorare. Questo aiuta a non sentirsi straniero o quantomeno a far sì che l'essere straniero non implichi una condizione particolare di vita, ma anzi rappresenti la normalità. Caratteristica particolare dunque, che forse ritroveremo anche in altre città europee, o forse no. Andremo anche tra 7 giorni a scoprire nuove destinazioni.